È tornata in libertà Sitia Aja, una delle due donne sospettate dell'omicidio di Kim Jong-nam, il fratellastro del leader nordcoreano ucciso all'aeroporto di Kuala Lumpur nel febbraio del 2017. Le autorità malesiane l'hanno rilasciata dopo che il giudice dell'alta corte di Shah Alam ha accolto la richiesta della procura di far cadere le accuse. Siamo grati che la procura sia giunta a questa conclusione, ha detto il legale della donna. Crediamo che sia solo un capro espiatorio e che sia innocente. Lo scorso agosto Sitia Aja era stata rinviata a giudizio assieme ad una donna vietnamita, Doan Thi Huong. Entrambe erano sospettate di aver usato un gas nervino per l'omicidio. Le due donne erano state arrestate grazie alle registrazioni delle telecamere di sicurezza. Nelle immagini si vede una di loro arrivare alle spalle di Kim Jong-nam e poi mettergli le mani sul volto. Il fratellastro del dittatore nordcoreano era morto nel tragitto verso l'ospedale. Il processo contro le due donne è cominciato a ottobre. Entrambe hanno negato l'accusa di omicidio, sostenendo che pensavano di far parte di uno scherzo televisivo.